Daniele Furnate, che vado a presentare subito. Allora, il maestro Furnate è diplomato. È diplomato in composizione, pianoforte, strumentazione per banda. Ha ottenuto due diplomi di merito ai corsi di perfezionamento in musica per film tenuti da Maestro Morricone e Sergio Micelli all'Accademia Musicale Chigiana di Siena. Per il cinema è autore della musica di Viva San Isidro di Alessandro Cappelletti. È coautore con Marco Biscarini delle musiche di lungometraggi di Giorgio Diritti, Il vento fa il suo giro, L'uomo che verrà, Un giorno devi andare. Composto musiche per spot pubblicitari, cortometraggi, documentari, tra i quali citerei Il valzer dello zecchino di Vito Palmieri e L'equilibrio del cucchiaino di Adriano Sforzi. Collabora tra le altre cose con la Cineteca di Bologna come pianista e compositore per il cinema muto. Accanto all'attività di composizione per audiovisivi, affianca appunto la composizione per il teatro. Cito qualche titolo, ad esempio Novelle fatte al piano, debuttato a Roma presso il Conservatorio di Santa Cecilia, L'asteroide Lindgren, che ha debuttato al Teatro Comunale di Modena. Ha inoltre composto diverse musiche di scena per le regie di Marinella Manicardi e di Giorgio Diritti. Aggiungo solo che è docente di conservatorio al Conservatorio di Musica di Rovigo, e a questo punto lascerei subito la parola all'ultimo intervento, dal titolo Comporre la musica per un cortometraggio all'interno di un corso di formazione. Grazie. Perché comporre la musica all'interno di un corso di formazione? Molto semplice, perché non c'è, per fare i cortometraggi proprio non c'è budget, almeno dal 2002, che è l'anno in cui ho fatto l'ultimo cortometraggio, ho avuto un amico editore che comunque ha finanziato, diciamo, le musiche del corto. Era solo pianoforte e clarinetto. Il clarinetto era Gabriele Mirabassi, che è un grandissimo jazzista, eccetera, però capite, erano due strumenti. Ora, non c'è, da quella data lì in poi non ci sono state più, non ho mai più trovato editori o comunque produzioni che potessero dedicare offrire comunque un contributo economico alla musica per il cortometraggio. Uno può dire: perché allora continuare a farli? Secondo me è molto importante, questo parlando anche con altri colleghi di altri settori, di OP o costumisti, eccetera, proprio perché nel cortometraggio tu hai la possibilità, intanto, se il regista esordiente, di costruire con lui un percorso. Non è mai, quel regista può diventare un grande regista, se non diventa un grande regista, ha sperimentato comunque delle tecniche. Oltre a questo, il cortometraggio in piccolo ti presenta le stesse difficoltà che ti presenta un lungometraggio, anche perché in un cortometraggio, che comunque sono 10-12 minuti, eccetera, che è la lunghezza di un rullo di un film, tu puoi avere moltissimi interventi. Io ho contato quasi sempre, mi è capitato in tutti i cortometraggi che ho fatto, di comporre 12 e anche più interventi musicali, insomma, che comunque un numero importante, dove non ci sono pezzi che si ripetono, sono tutti pezzi differenti. Quindi anche se ci sono dei derivati, quei derivati vanno poi costruiti sulla scena, anche se sono pochi secondi, eccetera. Quindi perché farlo all'interno di un corso di formazione? Perché in questo caso uno può sperimentare, ho potuto sperimentare una nuova tecnica. Intanto il fatto di avere delle persone, delle persone che non conosco, e questa è una grande sfida, proprio perché non avendo, diciamo, 10 persone, 15 persone, ti possono capitare musicisti bravissimi dentro e dei musicisti pessimi, però con quei musicisti lì tu devi riuscire a coordinare, non sei tu che componi in toto la musica, perché proprio devono anche lavorare i ragazzi, e quindi devi coordinare delle persone brave e delle persone non brave. Però il lato positivo di questo, poi vi farò sentire degli esempi, credo quelli che per me sono più riusciti. Coordinare questo fa sì che comunque tu riesca a costruirti, diciamo, dei loop, dei modelli sonori, degli oggetti sonori che poi dopo tu puoi combinare.
Cosa vuol dire questo? Adesso vi faccio un esempio molto pratico. Anzi, prima di farvi l'esempio molto pratico, voglio dire che per gli studenti questa è una grande fortuna, perché io l'altro giorno abbiamo fatto l'incontro su Sergio Miceli e dove io ho parlato appunto dei corsi della Chigiana negli anni 90, però in quegli anni e fino agli anni dopo il 2010 era impensabile che all'interno di un corso, non solo di formazione, ma anche un corso di perfezionamento, gli studenti avessero la possibilità di introdursi subito nel mondo del lavoro. Cioè era proprio impensabile, erano due cose completamente distinte. Oggi invece la cosa fortunata per chi ha partecipato, per chi partecipa a questi corsi qui, è che comunque si trova a lavorare a produzioni che poi escono, anche perché tutti questi lavori qui che io ho proposto agli studenti sono entrati alcuni anche nel... sono stati presentati in grossi festival, cioè un in particolare a Venezia l'anno scorso, eccetera. Quindi è proprio hanno modo di testare le proprie capacità e comunque il loro lavoro di gruppo. Di vedere realizzati tutti questi aspetti dentro un film. La cosa interessante è questa, a mio parere, che comunque io intanto questo lavoro qui lo faccio sempre con registi con i quali ho già testato di fatto ho già fatto dei lavori e quindi ho diciamo un feeling, in particolare con Vito Palmieri, che è un caro amico, collaboro con lui da oramai più di 10 anni. Ovviamente mi chiedo ogni tanto, ma quando fai questi corsi segnalamelo, perché comunque io ti do tutto il materiale, vi faccio vedere anche come si svolge la cosa in anticipo, in modo che comunque io posso far vedere intanto il book con l'idea del film. Quindi possiamo partire come si dovrebbe fare, come sarebbe bello fare anche nel cinema sonoro, partire proprio prima, ancora prima che dal soggetto, da alcune immagini, da alcune idee. Quindi vi faccio vedere. Daniele, io scusate, ho un concerto alle 2. Ti saluto. Bravo, ciao. Un caro. Sono insomma, bravissimi tutti. Bravo te, ciao. Questo è l'ultimo lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso. Tra l'altro, altra cosa importante, questi corsi dove avvengono? Avvengono all'interno dello studio Modulab di Marco Biscarini a Casalecchio, che è uno studio di registrazione. Questo è importante proprio perché ogni idea viene subito registrata e in ogni modo chi lavora, chi frequenta questi corsi ha proprio la possibilità di testare subito in tempo reale la propria, appunto, non solo la propria idea, ma anche di sperimentare tutto quello che gli viene in mente. Questo brevemente quello che comunque i ragazzi hanno visto, il soggetto, cioè questo lo posso anche parto da quest'ultimo, se ho tempo voglio parlare di due progetti. Ne abbiamo fatti 5 in questi anni, ne abbiamo realizzati 5 di cortometraggi in questi anni. L'anno scorso sapete tutti che l'Italia non è entrata ai mondiali, no? Allora è venuto in mente, e ha vinto un bando con questo soggetto, di costruire una storia ambientata in un piccolo paese della Puglia, in cui dei ragazzi non si danno per vinti, cioè non possono accettare che l'Italia non sia entrata nei mondiali, e quindi vogliono creare un mondiale in piazza sostanzialmente. Quindi avviene in questa piazza di Bitonto un contromondiale di fatto, dove l'Italia viene la squadra dell'Italia è costituita da questi ragazzi che sono al bar, eccetera. Però si crea subito un problema, perché comunque arrivano degli altri ragazzi, che sono, arriva un ragazzo africano, apparentemente africano, che dice mi voglio iscrivere anche io a questi mondiali, e dice tu non puoi iscriverti come Italia, proprio perché devi iscriverti come Africa o come altra squadra etnica. E dice no, io voglio fare l'Italia. Allora, insomma, per farla breve, ci sono due Italie, e tutta la finale di questo mondiale viene con la gara tra due Italie, l'Italia 1 e l'Italia 2. Ora,
queste cose qui meglio di me ce le ha illustrate il regista, oltre al book, eccetera. Questo è quello che hanno visto i ragazzi, sapevano già qual era il cast tecnico, eccetera. Poi ci ha dato la sceneggiatura, dove vi faccio vedere questo. Ecco, quindi è avvenuto tutto il lavoro proprio esattamente, questo in aprile è arrivato, lui doveva girare a giugno, quindi c'è stato tutto il tempo per leggere, studiare la sceneggiatura e iniziare a comporre prima. La cosa interessante è stata questa, allora, prima idea, io dovevo coordinare, quindi ho iniziato a lanciare delle idee, quindi dobbiamo lavorare su un mondiale in piazza, quella è la prima cosa che mi è venuta in mente. L'inno, un inno dei mondiali. Il fatto è che questo mondiale non esiste, è un mondiale, diciamo, provinciale. Allora dico, proviamo a fare l'inno del mondiale che non c'è. Questa è stata la gara. Quindi andiamo a cercare su internet tutti gli inni precedenti da quello che aveva cantato, quello di Giorgio Moroder, ce ne erano tantissimi. Vediamo quali sono gli elementi comuni a questi inni. Alla fine quello che è venuto fuori era il ritmo, sostanzialmente una ritmica, ton ton ton. Allora dico, partiamo da questo, iniziamo a costruire, quindi è iniziato a costituire delle squadre, anche perché lì il corso dell'anno scorso è stato un corso particolare, perché comunque ci sono iscritti anche dei colleghi, c'era un ragazzo, un cantante bravissimo, eccetera, quindi ho iniziato a pensare, va bene, lui canta, un altro gruppo che era basato su, era molto, molto smanettoni, eccetera, programmatori, gli ho detto provate a costruire delle ritmiche, dopo scegliamo quella che ci piace di più, che abbia delle ritmiche che abbiano questa caratteristica, in questo ritmo, pom, 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 eccetera. Altra cosa, quali sono le caratteristiche armoniche, che caratteristiche armoniche può avere un inno che non esiste, un inno di un mondiale di provincia sostanzialmente, quindi capire quali potevano essere gli strumenti. Detto questo, cioè sono venute fuori, adesso vi farò sentire degli esempi che sono la minima parte di tutta la musica che è stata prodotta, ed è quello che dovrebbe accadere, di solito accade quando si fa un film lungometraggio, cioè gli scarti, con gli scarti poi si può fare tranquillamente almeno un altro film sicuramente. Potresti, poi non è detto, magari quegli scarti non li prenderà mai più nessuno e va bene così. Questo fa parte del gioco. E niente, quindi parte armonica, poi dopo la parte cantata, cioè un inno deve avere comunque un coro. E lì eravamo noi, quindi ci siamo messi noi a cantare e ho pensato, ma però questo coro che caratteristiche deve avere? Cioè anche lì armonico, melodico, eccetera. Io lanciavo delle domande e mi sono aspettato, sono arrivate tante risposte da parte dei ragazzi, ho avuto tante proposte. Quindi altra cosa, ieri Pivio, siccome io collaboro appunto, prima lei ha letto il mio curriculum eccetera, le cose diciamo più fortunate, se si può dire così, sono avvenute in collaborazione con Marco Biscarini, che abbiamo fatto i film di Giorgio Veritti insieme. Allora ieri Pivio ha detto una cosa molto carina: ma a voi vi chiedono mai come fate a lavorare in coppia? Che è una cosa imbarazzante, perché a parte che è una cosa che non si chiede, allora qua la sfida è che non è un lavoro di coppia, è un lavoro collettivo, quindi è possibile, non dico che sia, è un esperimento, è un gioco, però se non si sperimenta non si arriva mai a trovare comunque una qualche cosa di nuovo che comunque possa dare lo stimolo. Secondo me è un mestiere questo dove il gioco, l'aspetto del gioco, del partire da qualche parte, da partire da un punto e non sapere dove si va a finire, è molto importante. Quindi il lavoro di gruppo, che è una cosa che nel pop è stato fatto tantissimo, cioè credo che nessuno avesse chiesto ai Beatles come facevate a lavorare insieme, cioè, anche perché i risultati. Quindi il lavoro collettivo anche nel cinema, anche nella musica per film, a mio parere oggi è possibile. Vi faccio subito sentire un esempio che è l'inizio, non vi svelo subito l'inno, vi faccio sentire, vi faccio vedere una partita, diciamo, dove costruita tutta su questo ritmo. Allora, faccio sentire l'inizio perché ho i time code. 1:52. Thank you.
Eccetera. Questo proprio accennato a questa idea del ritmo e di questa chitarra gypsy che poi alla fine è diventata l'idea. Ecco, l'altra cosa è questa, che comunque in questo modo uno può provare a lavorare anche a costruire appunto quello che dicevo, dei propri loop, cioè dei propri oggetti sonori, questo giro di chitarra che alla fine era molto semplice. Cioè, ecco, altra cosa, abbiamo pensato a un aspetto epico, quindi nell'epico il viaggio dell'eroe ha sempre un lato negativo e un lato positivo, quindi no, per non svelare questo discorso del re minore e il sol maggiore, molto western fra l'altro, per cui crea questa ambiguità, è stata l'idea principale. Quindi abbiamo creato con la chitarra questo loop e dopo su questo abbiamo iniziato a costruire tutti gli altri elementi. Vi faccio vedere una partita a 7.56. Il missaggio è anche abbastanza basso, però anche su questa scena qua, anche all'inizio, il lavoro è stato abbastanza complesso, perché comunque tutti, ogni volta che ci sono delle squadre avversarie all'Italia, ci sono delle citazioni etniche, eccetera. Questo è sempre penalizzante, il missaggio della musica, dove il musicista ha poco, almeno in questo caso, io come coordinatore ho avuto veramente pochissima voce in capitolo per riuscire a tenerla un pochino più bilanciata, un po' più alta. Vabbè, questo è un altro paio di maniche. Vi voglio far sentire, perché poi volevo parlare dell'altro progetto che è stato fatto, la parte finale appunto con la canzone. Vi faccio vedere tutta la parte di chiusura, gli ultimi 2 minuti. Mondo.
sempre una partita, adesso ambito musicale, in tangenza, dove non c'è solo per sognare, ma da stare per giocare. Casa basta una partita per poterla conquistare, un G7 una matita per poterla disegnare. Non è nera né cangiate l'uniforme di Mitali, Mitali sempre a notte mi do solidarietà. Altra cosa, non vi faccio sentire, un altro problema, bisognava ricreare gli spot della radio locale, cioè quindi rendere verosimile anche quella cosa lì, quindi sono stati scritti tantissimi pezzi, tantissimi finti spot sostanzialmente, quindi anche questo è un lavoro che teoricamente se uno lo va a quantificare costa tanto, anche perché lo spot va cantato in ogni modo, anche se la cantante o il cantante devono cantare solo un piccolo riff, quel piccolo riff è da fare. E quindi quello che voglio dire è che all'interno di un corso questo è possibile, non c'è speculazione, perché comunque le entrate, non è che ci sono delle persone che lavorano gratis e vengono sfruttate, diciamo che è un do to des sostanzialmente, sperimentano, chi è dentro al corso sperimenta e può vedere se viene bene il lavoro all'esterno. L'altra cosa, velocemente, perché poi vorrei che ci fossero domande dei ragazzi, è legata a un altro un precedente lavoro che si chiama Giorni Marziani, sempre di Vito Palmieri. Questa era molto carina come idea, proprio perché bisognava creare, adesso non vi sto a raccontare la storia, eccetera, comunque il suono dei marziani visto dagli occhi, dalle orecchie di una bambina che deve passare le vacanze di Natale da una nonna tremenda con la cuginetta. Allora sì, una bambina molto che ha una grande immaginazione. E la cosa è questa: mi sono trovato in questo corso dove c'erano 4 DJ, dei bambini, dei ragazzini delle scuole medie che comunque dovevano partecipare per forza a questo corso, ma non sapevano suonare bene gli strumenti. C'era una bimba che suonava il violino, proviamo. C'erano degli strumentini, c'era una kalimba, eccetera. In più però c'era, che è stata la cosa fortunata, un ragazzino giovanissimo, percussionista strepitoso, bravissimo, e con questi elementi abbiamo cercato di costruire un po' delle situazioni infantili e anche il suono dei marziani visto e ho sentito dalle orecchie di una bambina. Adesso vi faccio sentire l'inizio e la fine di questo e con questo concludo. Voglio far vedere un altro punto dove c'è il racconto della bambina e i suoni marziani. Con questo chiudo a 9:41. Musica con patate.
Ecco la nostra merenda, firmato i marziani. A noi ci piace vestirci di rosso, dalla testa ai piedi, perché il nostro pianeta è rosso e noi ne vogliamo bene. Ecco un elegante vestito da sposa, firmato i marziani. Da noi a Marte le giornate durano in tutto 30 secondi, quindi dobbiamo cronometrare tutto. Dopo 3 secondi la colazione, dopo 10 il pranzo e al 20° secondo la cena. 10 secondi di sole e poi via. L'adolescenza passa in un soffio, qualche ora non c'è più. Ma per fortuna anche la vecchiaia dura solo 2 giorni e mezzo, perché non è bello essere vecchi. Abbiamo creato proprio tanti moduli dove c'è la kalimba che improvvisa, dove c'è il violino che fa dei pizzicati, non sapeva suonare questa ragazzina proprio all'inizio, il clarinetto che improvvisa, e dopo li abbiamo combinati tutti cercando di andare a sincrono, cioè costruendoli esattamente sopra la scena. Questa è stata secondo me una buona opportunità anche per i ragazzi, proprio per sperimentare anche l'alea all'interno di un cortometraggio che comunque ha come tema l'infanzia. Grazie. Bravo.